Voilà, andiamo a vedere se vediamo l'animale. L'ha visto proprio là, non è nella stessa zona, perché sapete che mi piacciono gli animali, no? Voglio capire che cosa, perché l'ultima volta che ho avuto questo piacevole incontro non sono riuscito a capire che cosa era. Questo si vede. Allora, qua abita Licurelli, che sarebbe Bruno Martelli di Fame, saranno famosi, però logicamente va a capire dove abita. È impossibile, magari abbiamo la fortuna di incontrarlo. Facciamo una bella foto. Ligano pure c'è stato, ma dopo lo vediamo meglio. Allora mangeremo non all'italiano, ma un ristorante messicano. Vabbè, giusto anche per provare altre cucine, no? Un po' di messicano lo conosco, però quella volta che sono andato ho preso un po' back, perché era veramente terribilmente forte tutto quello che presi, quindi speriamo che qui non sia la stessa cosa. Pare che ho visto qualcosa, comunque prima avevo visto qua, mannaggia, non so se è un delfino, una foca, una balena, non so. Però si vede, basta che vi mettete un poco, se avete la fortuna di vederlo subito, lo vedete. I pellicani sono più in fondo là. Affittano le moto d'acqua, non sono facili da portare le moto d'acqua, ragazzi. Vabbè, comunque dopo vi faccio vedere un po' il corso qui. Voilà. A più tardi. L'entrata è simpatica, e poi anche di mais con queste salsine. Thank you.
Che fumate? Ho tutti lì. Ah, i gambe. So the plate's a little hot, okay, you guys? So be very careful. They have some extra napkins to grab. Forza questo cucina tipo tu devi farsi in età tu non faccio niente molto interessante allora ragazzi abbiamo preso la carne con le cipolle con la planta la pasta alla pizzeria. Il verde qua non lo voglio tentare perché sicuramente è coriandolo. Anche qui nella tassina c'è del coriandolo, però quando non lo mangi non si sente. I più diversi qua ancora devo provare ma penso che sia tutto buono. Qua sono delle cipolle quindi inizio la piastra a cuocere quindi che danno un'aromatizzazione alla carne e questa tassina che non so cosa poi ci stanno questa roba verde. Ragazzi, qui potete fare come un wrap che vendono a McDonald's, quindi ci schiattate tutta questa roba c'è, vi provate un cannolo e ve lo mangiate. Ragazzi, questa è la prova, è molto difficile, noi due siamo dei grandi rompicoglioni. Questo è buonissimo, che sembra una pizzaiola, ma la carne qua sopra. Con questa base di cipolle e patate, perché stavano pure le patate, non si vedevano la cena. E le cipolle non si sentivano e non davano fastidio alla carne, quindi penso che siano cipolle bianche, però immaginate di farlo con cipolle rosse, no? Poi qua potete fare, questa è di mais, però potete fare una palla di, non so, di patate. Questo qua è avocado. Avocado. E quindi potete creare voi qualcosa di simpatico con avocado. Questo qui in prevalenza sono dei fagioli, ci sono molti, ci sono rosmarino. Quindi potete rimanere così oppure creare qualche altra cosa voi. Il piatto veramente straordinario, portarlo in aggiustarlo un po' e portarlo, aggiustarlo nel senso di passarlo a noi, italiano, e portarlo come piatto speciale in un ristorante veramente ok. La carne tagliata sottile è buonissima, buonissima. Dopo i cappettini, non lo so se fanno i cappettini, penso di sì. Bello. Ah, che di caro? Non con la prega. Niente. Buono, molto buono, bollente. A volte vorrei nascere Hitler per sterminare i campi di cannella e coriandolo, tutte e due, li sterminerei, brucierei la cannella, la odio, il coriandolo lo odio. No.
ancora più bello quando non sapevo.